Fontanesi oggi si meriterà la convocazione fra gli azzurrabili. Nella Juve Cavalli sostituisce per la seconda volta Viola, squalificato. Gli estremi si toccano. Muccinelli e John Hansen toccheranno la palla nell'azione dell'unica rete della partita. Un gol ancora più bello di quello personalissimo di Prest contro l'Inter. Un gol architettato ed eseguito con tutte le regole dell'arte calcistica. La partita sarà tutta qui, in questo gol capolavoro segnato dopo solo un minuto e mezzo di gioco, quando la Spal, sempre tarda a mettersi in moto, è ancora fredda e forse emozionata. Dopo verrà fuori in pieno e allora la Juventus sarà inchiodata alla più stretta difensiva. Ecco l'azione del gol. Piccinini a Muccinelli, che temporeggia di fronte a Lucchi. Poi traversa a sinistra. Respinta di Emiliani. La palla è presa da Mari che la consegna a Carl Hansen. Diagonale su Prest. John Hansen è pronto a rilanciare la sua ala e Presti, rompendo in area di rigore, passa indietro al centro. Finta di Boniferti, fucilata di Carl Hansen all'incrocio dei pali. Gol! Un gol da 10 con lode e non soltanto l'autore. Praticamente la partita finisce qui. Da questo momento la Spal preme e domina, ma l'attacco il solo Fontanesi non basta per forzare la saracinesca calata da Cavalli e dagli altri difensori juventini, tra i quali Ferrario si eleva quale miglior uomo in campo. Cavalli ha detto di no a questo tiro destro di Fontanesi e il pareggio è sfumato. Anche Boniferti perde un'occasione, ma per merito di Bugatti. Poi si tornerà a bussare alla porta di Cavalli. Come adesso nella ripresa, va in ballo.